Insomma, stai dicendo che hai risolto tutti i problemi del mondo? E niente più super cattivi da arrestare? Proprio così! A questo punto i Teen Titans devono andare in pensione. Aspetta, cosa? Bella mossa, Robin, ci hai lasciato senza lavoro. È il momento dell'addio. Ci si vede? Ciao. Mi mancherete. Fermi! E io che faccio? Trovati un altro lavoro. Così lei ha lavorato per i Teen Titans? Sì, signore. Eravamo una squadra di supereroi. Eravate? Licenziato? No, non sono stato licenziato. È che ci siamo sciolti. Sa, io ho risolto tutti i problemi del mondo. Già, e alla voce abilità lei ha scritto vista laser. Sì. Inizia lunedì. Proprio così, una stazione spaziale di combattimento! Guardate! Ho intenzione di infiltrarmi e di distruggere la loro torre prima che il piano vada a buon fine. Ma la torre degli Hive non è troppo bene protetta per provarci? Ho già la soluzione! Che ne dite? Ah! Finalmente hai cambiato il tuo look! No, non ho cambiato... No, non sai quanto era terribilmente ridicolo il tuo vecchio costume! Già, non volevamo dirtelo, ma era davvero... penoso. Avete frainteso! Bella la tua nuova voce! Quella vecchia era così fastidiosa! Titans, go! Ascoltatemi! Fate come dico, mentre la mia voce stridula vi fa sanguinare le orecchie! Ah! Non cambio costume! Ah! Fingerò di essere un cattivo chiamato Red X e così penetrerò nella torre degli Hive. Red X? Il cambio di nome lo tieni, vero? Molto meglio di Robin. Niente sarà permanente! Allora perché dovrebbero lasciarti unire a loro? Quando prenderò il loro componente più grosso e cattivo gli farò vedere. Mi supplicheranno. Sarà una missione veloce. Dentro e fuori. Allora, voi chi dovreste essere? Beh, siamo qui per sfidarti a un gioco, o quello che è. Sì, si tratta di una partita a scaccoli. All'ultimo sangue. Veramente si dice scacchi, non scaccoli. Che differenza fa? A voi la mossa. Cosa? Cioè, vuoi che ci muoviamo? Sì! Mi muovo! Mi muovo! Esatto! Non ho gambe! Non ho gambe! Volete prendermi in giro? Degli scacchi che non sanno giocare a scacchi! Ehi, mai stati scacchi prima d'ora! Come faccio a vincere se non sapete giocare? Ragazzi, questa è una bella domanda. E la risposta è... lei non può vincere, noi quindi non possiamo perdere! Corde! Vi batterei il 5 se avessi le mani! Non possono farmi impazzire! Non possono farmi impazzire! Fate pure, festeggiate! Ha ragione, è un momento troppo bello per non festeggiarlo! Se non possiamo battere il 5, allora battiamo la fronte! Il vostro re è caduto, ha vinto! Robin, Corvina, Stella! Dove sono finiti tutti? Mi scusi, signora... Ah, ciao ragazzi, è tanto che non ci vediamo. Robin! Che cos'è quella cosa? Non è una cosa, è il mio bambino. Adesso non importa del bambino! Stiamo parlando del tuo taglio di capelli! Ah, è solo un nuovo look e adesso mi faccio chiamare Nightwing. Crescendo si cambia. Così tu e Stella siete finalmente convolati a nozze? No, io e Batgirl. Ciao ragazzi. Ma che ti è successo, amico? Una volta eri molto più mitico, relativamente parlando. Dobbiamo portarti fuori di qui. Andiamo insieme al cinema. Non posso. Stasera tocca a me cucinare. E chi lo dice? È una delle mie responsabilità. Fallo smettere, Cyborg! Questo sì che è un vero incubo! E gli altri, dov'è Stella? Oh, è tornata a casa.
Ciao, Steve! Ciao Stella, ma che gli ha preso a quelli? Quello che gli ha preso è che ora sono la regina di Tamaran e loro lavorano per me. Grandioso, allora vieni al cinema. Avete il cinema su questo pianeta, no? Abbiamo gladiatori che combattono contro draghi carniani con tre teste e occhi laser. Può essere divertente. Purtroppo non posso proprio unirmi a voi. Ma tu sei la regina, dai! E a questo onore sono legate delle responsabilità. Basta, mi prego! Io non ce la faccio più! Forse Corvina non è cambiata. Ma dov'è? Ehi, ma che bella quest'altra dimensione! Davvero non me l'aspettavo. Eh già, non è male. Corvina! Corvina! Wow! Ma che ti è successo? Beh, ho sconfitto mio padre nella battaglia del bene contro il male. Dopodiché sono rinata come pura energia, una potentissima forza del bene. Così ora mantengo in equilibrio l'intero universo. Scusate un attimo. Azeroth, Mitrio, zitto! Ho salvato un pianeta. Brava! Quindi adesso sei diventata una specie di dea celeste? Tiro avanti. Ma voi che cosa ci fate quassù? Non siete morti, vero? Nah, cerchiamo qualcuno che venga al cinema con noi. Mi dispiace, equilibrare il bene e il male in tutte le galassie è un lavoro a tempo pieno. È una grossa responsabilità. Non dire quella parola! Non dire quella parola! Questa stazione diventerà la fusione perfetta tra comodo e micidiale. Mi chiamo Red X e voglio far parte degli Hive. Sai, di solito non è così che reclutiamo la gente. Cosa? Credi che non sia abbastanza forte? Sei dentro! Credi di essere un duro, eh? Qualcuno lo fermi! Farà del male a Mammut! Cosa ti prende, dolcezza? Dopotutto non sei così grosso e cattivo, eh? Wow, wow! Ho detto che sei dentro! Oh, scusa. Beh, stiamo lavorando a un progetto di miglioria della casa. Tu mettiti comodo. Tu sei l'ultimo ostacolo? Esatto, Corvina. Nessuno più di me può mandarti il cervello in confusione. Ora, se vuoi passare, dovrai rispondere a un indovinello. L'ho già fatto. Oh, in questo caso dovrai vincere una partita a scacchi. Fatto anche quello. Davvero? Beh, allora dovrai... Ah, lascia perdere, passa pure. Ai, il mio naso! Ciao, dolcezza! Non sei ancora ammattita? Usare i miei amici per farmi impazzire! Cercavi di farmi diventare malvagia! Oh, mi hai beccato! Ha funzionato? Certo che no! Li vedo tutti i giorni, non potresti mai farmi ammattire quanto loro! Oh, non lo so, sembrano piuttosto divertenti! Allora dovresti starci insieme un po' di più! Azeroth, Mitrio, Zitas! Che succede? Ehi, perché l'hai fatto? Certo, sono rumorosi. Basta adesso! Basta chiamarmi fratello! Che significa Glipnord? Alla faccia tua! No, non voglio allenarmi! Non si prende! Non mi metto lo smalto alle unghie dei piedi! Il tofu non si mangia! Nessuno dice più buia! Mi stai facendo impazzire! Che avete da guardare? Il nuovo Capitan Pazzia! Congratulazioni! Ah, Corvina, oh, sei pazzeschissima! Sì. No, non capite, io non sono pazza. Cioè, voi mi fate davvero impazzire tutto il tempo. Ma alla fine è questo, a mantenermi sana di mente. Questo non ha alcun senso. Ah!
Accidenti! Allora hai distrutto la torre degli Hive? Non ancora, le cose si sono complicate. Beh, possiamo discuterne alla cena. Per me no, sono strapieno. Gli Hive hanno un forno a legna per la pizza. Tu hai mangiato la pizza? Sì, e oltretutto cotta a legna. Era cattivissima, distruggerò la torre domani. Sarà veloce, dentro e fuori. Ci servono cannoni laser qui e qui. E una decalcomania con le fiamme sarebbe perfetta. Il mio nome è Stone. Agli Hive farebbe comodo uno come me. Bello, sei dentro. Dovrò dimostrare quanto valgo. Montate. Scusa, adesso c'è una nuova roccia in città. Amico, ho detto che sei dentro. Radix, mostragli la casa. Avanti! Ciao, sono... Cervina. Io sono Bella. Io sono Bibissimo. Siete dentro? Vogliamo far parte degli Hive! Povero Mammut! Qui si sta facendo troppo affollato. Che cosa fate voi qui? Pensavamo vi servisse aiuto. La missione è sotto controllo, dentro e fuori. Mayday! Mayday! Perché non mi sorprende che questo abisso di disperazione abbia... le bibite alla spina? Quanta malvagia e orribile scelta di bevande! Ci serve più tempo qui! Troppe domande senza risposta! Quanto tempo? Anni, amico! Anni! E anni siano! Poi dentro... e fuori. Incredibile! Dov'è che ho sbagliato? Quando è che ho perso la strada? Oh! Ma è successo con i superpoteri! Avevano ragione! Questi poteri sono una disgrazia! Già, e ben ti sta, Robin! Vendetta, L'hai detto! I superpoteri sono una disgrazia! Una disgrazia! Una disgrazia! Visto? L'avevo detto. Disgrazia. Ma cosa significa? Dimmi, Cyborg, ti sei mai chiesto perché il giardiniere pota il pruno? No, ma una prugna la mangerei. Proviamo di nuovo. Dimmi, Cyborg, perché l'agricoltore separa il grano dalla pula? Non saprei, ma so che mi sta venendo un certo appetito. Non importa, userò il prisma per dividere la tua personalità nelle 5 parti fondamentali. Isolerò le migliori e scarterò le altre. Pronto? No. Grande! Vuoi sentire una cosa divertente? Devi essere la parte giocherellona di Cyborg. Beh, ho un giochino per te. Toc toc. Chi è? Non sei tu! Allora, qual è la tua qualità? A me piace vegetare. Il prossimo! Che cos'è più importante in una battaglia? La forza o la strategia? Tutte e due grandiose! Parli ancora più forte del cyborg normale! E come no! E mi piace! Ho detto woohoo! Ah,
tu sei il suo entusiasmo, non è così? L'hai detto! Muia! Scadus! Signora! Oh, ti dirò che già mi piaci. Domanda, quando ti trovi in una situazione ostile, qual è la tua prima... Scannerizzare l'area, colpire i nemici, salvare i civili, distruggere! E abbiamo un vincitore! Ma io non ho neanche... A nessuno importa! Signore, i cinque lati della personalità di Bibi sembrano identici! Salve! Ehi! Bibi è una... creatura semplice. No, siamo completamente diversi, fratello. Io ho molta più fame di questo qua. Io sono più dormiglione. Però ho fame anch'io, eh? Sì, io pure, uguale. Tu che ne pensi? Signore, è mia opinione che sarebbero completamente inefficaci sul campo di battaglia. Comunque uno potrebbe servirci come scudo umano. Carne da cannone. Ottima idea. Tu. Forte. Ciao, Stella, bella maschera. Non dovrebbe affatto essere bella, dovrebbe invece essere minacciosa. Oh, ti metti molto in risalto gli occhi. Sei pronto a impiegare tutto il tuo tempo e le tue forze a darmi la caccia senza tregua solo per essere respinto ogni singola volta? Suona molto inquietante, non lo farei mai. No. E se facessi qualcosa per farmi odiare da te? Non puoi far niente per farti odiare da me. Potrei distruggere la scorta di un anno del tuo gel per capelli. Oh, ehi, piano, 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 bisognerebbe essere proprio malati mentali per fare... No! Ora mi lascerai essere la tua arcinemica? Non ho altra scelta. Mi hai tolto la cosa a cui tengo di più nella vita. Il gel per capelli. Urrà! Dopo pranzo cercheremo di distruggerci a vicenda. Amico, che ti è successo ai capelli? Lasciate perdere! La mia arcinemica è a piede libero! Tu non hai un'arcinemica! Aspetta! Stai forse parlando di Stella? Sì, Stella, la terribile! Questa è buffa! Ma dai, amico, sul serio? Va bene, certo, come no, ridete pure! Oh, oh, sì, stiamo proprio ridendo, amico. I miei saluti, ex amici. Oh, no! Robin, la tua malvagia arcinemica è qui! Prendiamo quella viola. Mi piace il modo in cui mi sta guardando. Assolutamente no. Propongo la rossa, signora. Concordo. Mostratemi dov'è il campo di battaglia. Grande spirito barbarico, signore. Non male, ma vorrei parlare anche con le altre. In Stella cerco qualcuno che sappia mostrare grande devozione alla squadra. Stella, vuoi sposarmi? Una qualunque. No. 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 Workpack no. Oh. Robin? Sì? Una volta ho usato un'insalatiera come cappello. Vada per quella barbarica. Amica curvina, non troverai mai la pace interiore attraverso questo atteggiamento aggressivo. Di cosa stai parlando? Di quelle. Delle mie dita? Delle punte. Quando premi la punta delle dita in quel modo, milioni di cellule della pelle si contorcono dal dolore. Ma ti prego. Guarda tu stessa. Ora prova a staccarle. Wow. Ed ecco a voi la nuova favolosa squadra. Soldato Cyborg! Signore, le faccio 20 flessioni, signore! Pazzesco! La rabbiosa Corvina! Oddio, le presentazioni! Annotato! La selvaggia Stella! Farò il bagno nel sangue dei miei nemici! Adoro l'entusiasmo!
E Bibi! Lo scudo umano! Cosa sta combinando? Allarme crimine! Ci passa all'azione! Signore, attendo gli ordini, signore! È quello che ho sempre desiderato! Titans, go! Prendere posizione! Fuoco di copertura! Formazione doppio delta! Voi mi fate così arrabbiare! Ah! Oh! Ah! Ma perché devo essere io a fare lo scudo umano? Ah! Ragazzi, se sono bravo! Un aracnide indesiderato! Sta fermo lì, mostriciattolo! Così non intraprenderai mai il cammino della pace, Robin. Non intrometterti, Stella. Quello è un ragno pericolosissimo. Mi farebbe a pezzi in un secondo se potesse. E farebbe fuori anche te. Allora potrebbe imparare attraverso il tuo esempio. Proveremo come dici tu. Ah, non è una buona idea. Oh, ciao, piccolino. Mi ha morso! Devi averlo provocato in qualche modo. Ah, ecco a cosa porta la tua non violenza. Ah, ho abbassato la guardia e sto per morire a causa del veleno del ragno. Oh, è impossibile. È troppo piccolo per farti del male, Robby. Cosa? Perché non ho ucciso quel ragnaccio quando ne avevo le occasioni? Ora mi rimangono soltanto 2 secondi prima che il veleno arrivi al cervello! Riesco a gustare la compassione. Che buona! Riesco a odorare la fratellanza. Fratellanza. Ah, sì. L'essenza della bellezza è l'unità nella varietà. Grandioso! Allora entriamo subito nel nuovo mondo dei Teen Titans fatto di pace e armonia. Andiamo! Namaste, mia dolce sorella. Vuoi altro tè verde? Hai il gusto di un mondo in cui tutti si porgono la mano? Suona l'allarme. A quanto pare qualcuno è in pericolo. È la nostra occasione per dimostrare che la non violenza funziona alla grande. Ah, Titans, go! In pace. Oh, no! Ok, Titans, è il momento di affrontare gli Hive una volta per tutte! Pronti a mettere in campo... il perdono! Ti perdono per aver perso tempo qui senza far niente! Va in pace!